Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bentrovati, eccoci, siamo tornati come ogni settimana per parlare insieme a voi che ci seguite davvero in tanti ogni settimana per parlare dei diritti dei cittadini, dare qualche consiglio speriamo utile per chi ci ascolta. Ovviamente continueremo a parlare del reddito di cittadinanza perché ormai questo è l'argomento che tiene banco da un po' di tempo. Lo faremo insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, che saluto e ringrazio sempre per la disponibilità. A proposito del reddito di cittadinanza, abbiamo detto da più tempo che è una misura nuova, work in progress, ci sono degli aggiustamenti strada facendo. Adesso ci sarà anche sul sito dell'INPS un simulatore, no? Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, cioè ognuno, chi fa la richiesta, può andare sul sito e vedere in anticipo quanti soldi saranno caricati su questa carta, perché come abbiamo più volte detto, ci sono tante persone che sono rimaste un po' deluse da questa misura perché magari non hanno avuto i 780 euro pieni, così come era stato promesso, ma hanno ricevuto molto meno sulla carta. Quindi si cerca anche di venire incontro, no, alle tante persone che fanno richiesta, che così in questo modo possono capire in anticipo quanti soldi saranno caricati. Intanto già abbiamo una telefonata, avvocato. Salutiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Cosenza. Da Cosenza, benvenuto intanto. Intanto allora, chiedo anche ai nostri colleghi in regia di alzare un po' l'audio in studio, così riusciamo a capirla meglio. Intanto ancora grazie per aver telefonato, può parlare con l'avvocato. Allora, io sono quello che ho telefonato una settimana fa, quello sì. che non mi era arrivata ancora la carta, che poi voi mi avete detto di farci sentire. Sì. Non so se vi ricordate la settimana scorsa. Certo, certo, ci ricordiamo. Il 100% più l'accompagnamento. Niente, mi è arrivato il primo messaggino. Mi è arrivato. Però io non ho aspettato il secondo. Come mi è arrivato il primo messaggino, sono andato subito alla posta e mi hanno detto che c'era già da giorni. Bene. Quindi, insomma, ha preso questa card. Infatti sì. Spesso non arriva il secondo messaggino proprio per. Ma il primo mese è solamente in questa fase di partenza. Certo, quindi tutto a posto. Poi, come? Tutto bene, insomma, ha ricevuto la card. Insomma. Sì, ho ricevuto la card, ma insomma mi hanno dato 500 euro. È andato discretamente bene, insomma. Sì. Ma io volevo sapere una cosa. Sì. Io il primo giorno è stato il 18 maggio che sono andato a ritirare la carta. Mo devo per la ricaricare il prossimo mese, cioè il 18 giugno. Allora, questo è un problema che si ha per la prima mensilità, perché ancora non è stato chiarito la data di partenza praticamente per i 30 giorni, perché sappiamo che viene ricaricata ogni 30 giorni. Sì. Ancora non sappiamo, ma questo è tutto una problematica che si risolverà nel primo mese di vigenza della carta, cioè di arrivo della carta. Voi l'avete ritirata il 18 maggio, non vi è arrivato il secondo messaggio che vi diceva che era stata approvata e che potevate andarla a ritirare? Allora, mi è arrivato il primo messaggio, il secondo giorno sono andato alla posta e già l'addetto della posta mi aveva detto che già c'era. Poi il terzo giorno mi è arrivato il secondo messaggino, già io però la carta l'avevo già presa. Perfetto. E mi diceva, avvocato, il secondo messaggino mi diceva che puoi ritirare la carta il giorno 25, invece io l'ho ritirato il 18 maggio. Quindi, indipendentemente, ecco, vi hanno detto il 25, la siete andata a ritirare il 18 maggio, il 18. La disponibilità economica l'avete già trovata, quindi nella carta,
quindi non è la decorrenza del 25, ma presumibilmente la decorrenza del 18 maggio. Sì, questa problematica voi la avrete soltanto per il primo mese, quindi quello che stiamo consigliando quando si tratta della prima mensilità. Sì. Voi nelle, diciamo, nei negozi convenzionati, e quindi voglio ricordare farmacia, benzina, un solo bonifico a favore del proprietario della casa se siete in locazione, o dell'istituto bancario se sulla vostra prima casa avete acceso un mutuo. Le 100 euro che potete prendere se siete da solo, con un moltiplicatore di 0,40 se c'è un'altra persona, e poi ci sono vari moltiplicatori, per cui a secondo del numero di componenti il nucleo familiare potete... No, io sono solo, sono solo. E allora le 100 euro. Quello che stiamo consigliando è che la data presunta di inizio, che noi consideriamo nel vostro caso il 18 maggio, voi ampiamente prima del 18 giugno scaricate la carta e poi un giorno sì e un giorno no dovete avere la pazienza di andare a farvi un estratto conto alle macchinette, diciamo ATM che ci sono in giro dove potete prelevare. Sì. Per cui non lo so fare, non lo so usare. Per prelevare? Per prelevare per forza, se no... Cioè non siete riusciti sì, a... Sì. Nello allora, stesso modo, quando mettete la carta, vi dice che volete fare, voi vi fate l'estratto conto per sapere che soldi ci sono. Lo fate un giorno sì e un giorno no, fino a quando vedrete l'accredito. Quando vedrete l'accredito... L'ho preso. Sì, sta dicendo allora, l'avvocato per capire... Siccome questa incertezza vi sarà soltanto per il primo mese... Quindi per avere la certezza di quando vi caricheranno il prossimo mese, e quindi sarà sempre costante la data, voi esaurite quello che c'è nella carta prima del 18 giugno 2019 con anticipo, e poi un giorno sì e un giorno no, fatevi un estratto conto, diciamo, della card, proprio nelle stesse modalità con cui andate a prelevare, lì pigiate praticamente che volete l'estratto conto. Quando vedrete che la carta è ricaricata, avrete la certezza matematica che in quella data per ogni mese vi sarà caricata. Però questo esperimento lo dovete fare, perché c'è sempre, diciamo ancora, ma solo per il primo mese, se decorre da quando vi arriva il secondo messaggio o da quando lo andate materialmente a ritirare alla posta, c'è ancora questa incertezza, per cui che dura solamente per il primo mese, per cui l'accortezza è semplicemente questo, con anticipo... Due o tre giorni prima, no, avvocato? Prima del 18. Giugno 2019, qualche giorno prima, esaurite la carta. E vi fate perché un vi ricordo perché esaurite la carta, perché le somme non spese poi subiranno... Infatti io stamattina sono andato alla posta per verificare quanto c'era sul conto, alla posta e mi ha detto tanta somma, c'è rimasto, diciamo, 130 euro c'è rimasto. Ecco, esaurita magari questa somma esaurita prima... esauritele prima, ecco, della scadenza del 18 giugno, che sì, noi presumiamo sia, e poi andate un giorno sì e un giorno no, in modo che poi sapete esattamente... Scusa, l'ultima cosa, non posso, anziché della macchinetta, non posso andare direttamente alla posta, non me lo daranno. Dove volete? Sì, per vostra comodità, per vostra comodità. Anche allo sportello. Anche insomma. Allo sportello ve lo dicono, perché praticamente inseriscono... la macchinetta non la sì, vabbè, anche allo sportello non ci sono problemi, giusto per avere questa... allo sportello sì, ho una sì, posta sì. qualsiasi allo sportello. Certo, però esaurite tutto il, insomma, il la plafond che c'è, giusto, ecco. Sì, lo diciamo a tutti, magari quelli che hanno avuto, insomma... questa misura del governo di consumare tutto l'importo, altrimenti nel mese successivo ci sarà una decurtazione, una detrazione, insomma, della somma, perché se vi hanno assegnato 500 euro spendete tutti i 500 euro, quindi è meglio
è meglio fare così, sì, non lasciare delle somme perché non vanno poi accumularsi con le somme del mese successivo. Ecco. Non ci sono problemi perché io ho bisogno, medicine. Io certo. Maggior parte sono supermercato e farmacia sono andato. Però potete andare anche a fare... Qualche piccolo negoziante, come diciamo, come... Piccolo elettrodomestici, potete acquistare, potete andare al rifornimento per fare benzina. Vi ripeto, un solo bonifico al mese, un solo bonifico al mese lo potete fare. Si hanno anche ampliato un po' il paniere. Hanno ampliato il paniere, però diciamo questo man mano, ecco... Ci saranno notizie e anche su quello che si può fare con la carta. Va bene, tutto chiaro? Va bene, io vi ringrazio assai e speriamo che almeno durasse un pochettino, che non si fermano, diciamo che poi si smetta. Perché io so che 3 anni deve durare, 18 mesi, non lo so quando saranno. Poi condizioni io ce l'ho perché sono malato a 100%. Sì, sono 18 più 18 poi. Sì, 18, 18 rinnovabili, 18. Poi sia per la pensione di cittadinanza che per il reddito, di cittadinanza. Sì. Noi la ringraziamo intanto per l'affetto. Grazie, avvocato. Buonasera e grazie del tubo. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Continui a seguirci perché noi, quando ci saranno delle novità, per questo reddito di cittadinanza sono quotidiane a quanto pare le novità, gli aggiustamenti. Insomma, noi le daremo perché è chiaro che c'è questa prima fase di confusione quando viene ricaricata la carta dall'inizio del mese, dalla data di attivazione. Quindi, superata questa fase, poi sarà più semplice, no? Insomma, capire. Ma certo, perché sarà matematico. Anche questo in fatto modo. Che verrà con questo simulatore, la gente saprà in anticipo quanti il soldi. Simulatore, il simulatore, però, bisogna stare molto attenti perché è un'applicazione, certo. Naturalmente, che è messa sul sito dell'INPS, che però fotografa, cioè le indicazioni che noi inseriamo, ricordiamoci che invece ai fini del reddito di cittadinanza, lo spieghiamo sì, dopo. Sì, lo spieghiamo bene tra poco, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Laurignano. Laurignano, giusto? Sì, perfetto. Giusto. Benvenuta intanto. Volevo fare una domanda all'avvocato. Eccolo. Grazie. Avvocato, buonasera. Buonasera. In questo momento non vi vedo, se vi inquadrano un po'. Parlate, non vi preoccupate. No. È sì, qui, cioè, va bene. Siamo qua, È qua. Ok, adesso vi vedo. Allora, il 7 marzo avevo fatto domanda di pensione di cittadinanza. E fino a ieri non mi era arrivato niente. Stamattina ho chiamato all'INPS, al call center, no? Ho dato i dati e mi hanno detto che la domanda è stata respinta. Quando posso fare ricorso di nuovo? No, allora, non è... Le problematiche sono diverse. Intanto dovete conoscere perché... Sia l'accettazione del reddito di cittadinanza che il rigetto sono atti amministrativi che devono essere motivati. Altrimenti voi non è il problema di ripresentare la domanda, perché se c'è un vizio o una irregolarità che voi non sanate, cioè se avete un patrimonio mobiliare superiore a 6.000 euro e magari non sapete che magari una persona convivente con voi, perché avete dovuto portare al momento della presentazione del reddito di cittadinanza una serie di documentazione, praticamente la documentazione che voi portate passa all'INPS. L'INPS interroga su quei codici fiscali l'Agenzia delle Entrate, quindi l'anagrafe tributaria, per cui anche un libretto al risparmio di un vostro figlio che aveva acceso la nonna e che ci sono dei soldi dentro, praticamente quello fa aumentare il famoso limite di 6.000 euro di patrimonio mobiliare. Ho fatto un esempio, però prima bisogna comprendere che cosa avete, cioè che cosa c'è di irregolare, perché entro 30 giorni dalla risposta negativa si può in via amministrativa ricorrere a questo rifiuto, rigetto della vostra domanda. Però dobbiamo capire che cosa è successo. Allora, quindi può? Recatevi presso
il CAF, se siete andati al CAF, dove avete depositato e fatto la domanda online per il reddito di cittadinanza, andando a richiedere, quindi stesso mezzo, all'INPS le motivazioni per cui è stato rigettato, in modo che sapete esattamente dov'è la irregolarità su cui bisogna andare a sanare qualche cosa. Quindi è più che altro questo, perché voi che cosa potete fare? Non potete fare altro che ripresentare gli stessi documenti di certo. cui alla domanda di marzo, però non concludete assolutamente nulla. Quindi bisogna prima chiedere all'INPS prima di impugnare e quindi di fare un ricorso, no? Perché entro 30 giorni lo potete fare, bisogna però capire qual è la difformità lì, e andare a vedere se è giusta o meno. Se è giusta, si sana e si presenta un'altra certo, volta. Certo, lei l'ha fatto tramite il CAF la domanda? Sì, e allora lo stesso CAF... Quindi siete ancora di più facilitata. Ecco, lo per stesso cui CAF... stesso mezzo, portate la domanda che vi hanno protocollato la volta precedente, sì. in modo che hanno dei numerini, in modo che risalgono subito alla vostra... E quindi, Va bene, questa è la strada che bisogna... Grazie a lei, signora, poi ci faccia sapere, ecco, noi siamo sempre grazie, qui. Grazie, sì, e come no, io vi seguo tutti i giovedì, quindi grazie. Non c'è problema che mi perdo una puntata. Grazie, perché poi insomma, vogliamo capire noi come vanno a finire, no, queste vicende, perché bisogna anche vedere come ci si è mossi, la risposta che è stata certo. data, ecco, anche per dare dei consigli, come muoversi per fare il ricorso. Quindi è importante capire un po' tutte le dinamiche. Tornando sul simulatore di cui parlavamo prima, dicevamo che è un'applicazione, il simulatore per capire quanti soldi ci sono caricati sulla carta. Sì, ed è un simulatore che praticamente risponde però ai dati che noi inseriamo. Ricordiamoci. Non riusciamo a parlare del simulatore, intanto sì. salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Caduta la linea? Pronto? Simulatore. E come abbiamo detto prima con la telespettatrice, che praticamente se noi omettiamo dati, omettiamo dei dati che poi non superano il controllo dell'INPS e dell'anagrafe tributaria, è ovvio che noi avremo un risultato totalmente falsato. Per cui dobbiamo stare molto attenti a quello che inseriamo, perché certo. altrimenti è inutile che facciamo la prova del simulatore, come certo. la telespettatrice ci ha dimostrato, in quindi, buonissima buona fede, proprio in buona fede ha presentato dei documenti, però è stata rigettata. Capiremo poi qual è l'irregolarità. Qual è l'irregolarità. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Pronto, eccoci, da dove chiama? Da Cosenza, buonasera. Benvenuto intanto, prego. Niente, volevo sapere, si può fare anche un'altra domanda all'avvocato? O è pertinente per la... No, non parliamo solo del reddito di cittadinanza, questa è una trasmissione dedicata ai diritti dei cittadini e ai problemi. Quindi chiaramente il reddito di cittadinanza è un po' l'argomento degli ultimi giorni, però ovviamente ci sono tante altre problematiche che certo. riguardano la vita quotidiana. Prego. Niente, io volevo dire questo, siccome c'è mia moglie che ha il 45% di invalidità civile. 25? Io ho capito 45. Sì. E niente, praticamente siccome mo... Sì? Niente, siccome adesso c'ha una patologia a livello di dolori lombari, perché hanno trovato due discopatie, insomma è messo un po' male con la schiena e le gambe. Volevo sapere, per quanto riguarda questa patologia, gli spetta qualche esenzione oppure no? No, questo è il 45%? Assolutamente no, perché per incominciare ad avere dei benefici di legge ci deve essere una accertata invalidità non inferiore al 74%. Ricordatevi che per patologia, indipendentemente dall'invalidità o meno, per patologia i protocolli terapeutici e la diagnostica sono assolutamente gratuiti. Questa patologia vi deve essere comunque accertata dall'ASP di competenza. Vi attribuisce un codice, un numero di codice,
che il vostro medico curante apporrà ad ogni prescrizione e voi per la patologia avete tutto gratuito indipendentemente dalla invalidità che vorrete farvi accertare o meno. Questo certo. Sia chiaro. Diciamo, se uno ha il diabete che è stato accertato, le cure, le diagnosi, i farmaci per il diabete sono gratuiti, oppure chi ha una patologia cardiaca. Una patologia erede, cioè ha diciamo una cronicizzazione di una malattia, deve appunto farsela riconoscere, deve essere certo. Accertata, viene attribuito dall'ASP di competenza un codice, quel codice il vostro medico di famiglia lo apporrà ad ogni prescrizione, se è compatibile con quella patologia ovviamente. Certo, quindi per quella patologia. Mentre invece se vostra moglie, che ha già il 45%, ritenete che abbia nel corso del tempo purtroppo aggravato la propria situazione con altre patologie, dovete fare la stessa trafila che avete fatto la volta precedente. Medico di famiglia online, manda all'INPS la richiesta di visita presso la prima commissione sanitaria presso l'INPS, la quale sulla base delle indicazioni del medico curante, praticamente se è un aggravamento, se mette le diverse patologie che riscontra, diciamo, il vostro medico, vostra moglie verrà poi chiamata a visita, dove ci sarà un verbale nel quale la prima commissione, quindi la commissione di prima istanza, valuterà se ha una invalidità, che grado di invalidità, e questo verbale entro 180 giorni, 6 mesi da quando viene comunicata a vostra moglie, può essere impugnato davanti al giudice del lavoro e previdenza. Chiaramente se c'è un aggravamento delle condizioni... Sempre il medico di famiglia metterà come causale dell'accertamento praticamente aggravamento, andando a mettere le patologie per cui si richiede, per cui... Questa è un'altra strada, ritenendo che abbia, diciamo, accumulato nel corso del tempo altre patologie, vostra moglie fa bene se se le fa accertare anche i fini, ecco, di riconoscimento di maggiore invalidità. La patologia, siccome è seguita in ospedale, no? Non abbiamo capito, la patologia diceva? La patologia, siccome è seguita in ospedale... Sì. Lo specialista deve fare anche una certificazione, cioè intanto deve partire sempre dal medico curante, poi magari nella... Sì, allora la certificazione è ovvio, quindi se naturalmente da struttura pubblica, quindi la certificazione della malattia deve partire, ci deve essere un accertamento sanitario ovviamente, però ricordatevi che la certificazione specialistica di una patologia non corrisponde al riconoscimento di una invalidità, non c'entra assolutamente nulla. Chiaramente. Quindi ci sono delle patologie, vengono accertate da struttura sanitaria pubblica e naturalmente trasportate al medico di famiglia che chiederà alla commissione di prima istanza presso l'INPS l'accertamento come in aggravamento oppure per patologie che sono insorte, e lì è il luogo di legge in cui vengono riconosciute invalidità. Certo, poi chiaramente nel momento in cui viene chiamata per la visita porterà la documentazione, la certificazione. Subirà, fra virgolette, certo. Anche, ecco, diciamo, una visita su quello che sono che è la documentazione sanitaria e l'esame obiettivo, diciamo, della persona, del soggetto, infatti. Quindi non c'è assolutamente nessuna automaticità fra patologia e invalidità, tranne purtroppo alcune patologie che sappiamo che portano in automatico, diciamo, però c'è essere sempre la commissione, però che ecco, certifica, sì, ecco, ci sono alcune patologie che purtroppo certo. Quello è un automatismo, però diciamo non è sicuramente il caso di vostra certo. Moglie. Tutto chiaro? Va bene, la ringrazio tanto. Grazie a lei, noi ci dobbiamo fermare pochi istanti, devo dare la linea alla regia, torneremo
a parlare, insomma, di reddito di cittadinanza e anche vedremo, partendo da questa domanda, un po' se sono cambiati, no, i tempi per quanto riguarda l'accertamento delle certo. invalidità. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Nella telefonata che abbiamo ricevuto prima di andare in pubblicità, insomma, parlavamo un po' delle pratiche, della trafila da fare per avere il riconoscimento dell'invalidità. Sono un po' cambiati i tempi, perché noi qualche anno fa ci siamo occupati spesso, no, dei tempi lunghi da quando si fa la domanda, da quando si viene chiamati per la visita dalla commissione, poi quando ti arriva il verbale, insomma. Qualche anno fa passavano mesi, se non addirittura anni. Oggi un po' le cose sono cambiate in base a quanto viene riferito anche da voi in associazione. No, in associazione, perché poi abbiamo il polso della situazione, ce l'abbiamo in giudizio, perché sappiamo quando dobbiamo andare a impugnare, quando è stata fatta la domanda. Adesso, per fortuna, sto parlando ASP Cosenza, sì. Quindi diciamo quello che succede... Cosenza e provincia, si attesta dal momento della domanda sui 3-4 mesi. Beh. Per cui diciamo che sono tempi accettabili, perché ci ricordiamo anni fa che passavano 2 anni, quindi spesso e volentieri intervenivano in giudizio gli eredi delle persone che chiedevano certo. l'invalidità, perché sulla base dei documenti se c'è il diritto riconosciuto o meno. Per cui diciamo che le cose sono da questo... Per quanto riguarda queste procedure, c'è da dire, a proposito di queste procedure che stiamo parlando, per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, per diciamo, l'indennità di accompagnamento, che bisognerebbe domandarsi, perché noi lo facciamo, diciamo, quotidianamente nelle aule dei tribunali, come mai... Soltanto il vaglio giudiziale dà ragione ai cittadini. Come mai troppe istanze dei cittadini per il riconoscimento di una patologia, per avere i benefici di legge, vengono rigettati dalla commissione di prima istanza e soltanto il vaglio giudiziale dà ragione ai cittadini? Ci viene da dire, ma medici non sono gli uni e gli altri? E questo è veramente, ecco, con tutto diciamo, i denari che si spendono, parlo naturalmente di istituzioni, certo. no? Perché praticamente il Tribunale anche questo fa, quindi c'è un dispendio proprio di energie, di risorse umane e anche economiche, e quindi questo è un grosso punto interrogativo. Come mai noi cittadini, per avere ragione, devono ricorrere, per fortuna, al vaglio giudiziale, ecco, quindi questo ci dà molto, veramente. Non tutti lo fanno, avvocato, perché non magari, tutti lo fanno, noi quindi... diciamo stimoliamo, però diciamo poi le percentuali parlano certo. in modo chiaro. Quindi questo, quindi, ecco, bisognerebbe indagare, bisognerebbe capire. Ecco, capire ecco. bene che succede. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera. Salve, da dove chiama? Da Soveria Mannelli. Benvenuto intanto, prego. Sì. E vorrei parlare con l'avvocato. Ecco, la sta ascoltando. Da Saverio Mannelli. Prego, prego, se abbiamo capito. Con molto piacere. Può fare la domanda all'avvocato. Sì. Io a febbraio ho fatto una domanda per... Buonasera. No, no, e allora se abbassa il volume del televisore, ecco, non c'è perché, ritorno, ecco, voi andate ritorno. Avanti con la domanda, non vi preoccupate. Facciamo così, abbassi sì. il volume del televisore, ci ascolta soltanto, parliamo attraverso la cornetta del telefono, sì, quindi azzeri totalmente il volume del televisore e ci ascolta soltanto attraverso la cornetta del telefono, altrimenti c'è questo ritardo e non riusciamo a comunicare bene. Allora abbiamo sì, capito bene, che... Sì. Chiama da Soveria Mannelli. A febbraio sì. ha fatto domanda per cosa? Per la Besogial.
Per l'ape social? Sì. Ok. Sì. Sì. E ancora non ho ottenuto risposta. Da febbraio l'ape social... Come avete fatto, attraverso quale mezzo avete fatto la domanda dell'ape social? Col CAF. Quindi la cosa più semplice che dovete fare, vi dovete recare al CAF. Diciamo che per avere la risposta, tre o quattro mesi passano, Quindi diciamo che siete... Ci siamo, ancora, siamo. Prima dell'estate sicuramente avrete, diciamo, delle notizie. Ogni informazione, stesso mezzo con cui avete presentato la domanda. Sì. Voglio ricordare che l'ape social è un'anticipazione per accompagnare la pensione, che praticamente si chiama social perché è questi, diciamo, soldi che ci vogliono per accompagnare questi lavoratori alla pensione sono anticipati dallo Stato, cioè sono dati dallo Stato. Perfetto, quindi dovrebbe essere nei tempi, però nei tempi. Per capire qualcosa in più si va dal CAF. Stesso mezzo è con cui ha fatto la domanda, in modo che vi sanno dare, vi sanno tracciare la vostra domanda. Per capire comunque a che punto è. Passano intorno ai 4 mesi. Allora, mediamente sì, però voi se avete necessità, anche perché avete fatto la domanda e quindi... È ovvio che avete premura che si compia questa procedura, recatevi presso il CAF. Voi avete la ricevuta della domanda che avete fatto? E ce l'avrà lì al CAF, qua soveria, sì. Fatevela comunque, fatevi rilasciare anche... una stampa di quello che avete presentato, perché poi, diciamo, sono documenti che vi servono, perché lì ci sono dei numerini con la ricevuta, in modo che il patronato, l'INPS... No, sa esattamente leggere e individuare subito la domanda, per cui quando si presenta, si fa una domanda, un'istanza presso un CAF o un patronato, la ricevuta di quello che avete presentato la dovete avere, perché vi serve. Certo, intanto per capire a che punto è la pratica... E poi per avere anche ad altri uffici l'esatta individuazione, perché voi potete andare a chiedere non soltanto al CAF dove avete fatto la domanda, ma in qualunque CAF d'Italia, in qualsiasi ufficio INPS d'Italia, però dovete avere qualche cosa. Insomma, deve andare cioè, al andate, CAF... Ora che andate, cogliete l'occasione per farvi fare una stampa della videata su cui c'è la vostra domanda di Ape Social. Ok. Va bene? Sì, vi ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci, complimenti per la trasmissione. Grazie a voi che continuate davvero in tantissimi a seguirci. Comunque ci faccia sapere, poi anche lei ci faccia sapere a che punto è questa domanda. Va bene, grazie ancora. Insomma, sono diversi i problemi che interessano appunto i cittadini nella vita quotidiana, come dicevamo prima, non solo il reddito di cittadinanza, ma diciamo quello che tocca molto sono anche queste problematiche di carattere socio-assistenziale. Abbiamo detto prima dei tempi che si sono ridotti per quanto riguarda l'accertamento delle invalidità. Dobbiamo dire, non per tutti, per tutte le specialità, che però permangono gravissimi ritardi nella diagnostica. Quindi le file per alcune patologie della diagnostica sono ancora insopportabili. Alle liste d'attesa anche? Le liste d'attesa, soprattutto mammografie e quant'altro che sappiamo che cosa possono nascondere, si va a parlare di 8, 9, 10 mesi. Anche un anno. Praticamente anche un anno. E per le malattie oncologiche fare un accertamento con un anno di ritardo è il discrimine fra la vita e la morte. Allora, adesso ne parliamo tra poco, intanto salutiamo chi è in linea, perché vediamo, insomma, il cittadino, l'utente, quando va allo sportello e gli dicono ci vuole un anno per fare questa visita, che cosa può fare? Perché non è che per forza deve aspettare l'anno, è il cittadino, non tutti i cittadini hanno la possibilità economica di ricorrere al privato, perché magari se vai dal privato la fai. Non capiamo perché dal privato in 2 giorni si fa o in un giorno, e magari molte strutture private sono anche convenzionate, non capiamo bene come funzionano questi meccanismi. Allora, adesso vedremo, spiegheremo cosa bisogna fare in questi casi. Salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera, ho chiamato la settimana passata. Sì, da dove ci chiamava? Chiedo scusa. Da Cosenza. Da Cosenza, benvenuto.
Per il reddito di cittadinanza per mia moglie, perché mia moglie è invalida che ha la leucemia, sì. La ricarica non è stata fatta, sono andato a vedere come mi ha detto l'avvocato, l'estratto conto alla posta e non c'era niente. Non c'era nulla. Stessa cosa, dovete. Allora, è passato più di un mese da quando voi avete ritirato la carta. Il 16 d'aprile. 16 aprile. Il 16 aprile, quindi è passato più di un mese. Anche in questo caso può darsi che per la prima erogazione ci saranno delle, diciamo, dei ritardi. Recatevi. L'avete fatta presso un CAF? Avete depositato la domanda? Sì. Recatevi presso un CAF, ovvero anche presso un patronato, perché i patronati sono quelli che hanno l'accesso alla banca dati INPS. Per cui con quella carta che avete, o al CAF dove avete, diciamo, inoltrato la domanda, o un patronato, in modo che vi tracciano la storia di questa carta reddito di cittadinanza di vostra moglie, in modo che si individua qual è il problema. Può darsi che sia un semplice ritardo. Sì, magari. Il problema è che sono stato al CAF. Sì. Che le hanno detto che c'è stato il ritardo e adesso ci vuole il 27, la seconda ricarica. Quindi che c'è un ritardo, perfetto, vi hanno dato la risposta. Sì, sono quindi il 27 almeno per quanto... Per quanto, ecco, questo era semplicemente, quindi vi hanno risposto perché ci sono, c'è stata... Anche la posta mi ha risposto così. Allora, perfetto, insomma. E allora, ecco, da quando ve lo ricaricano, però saprete anche che da quel 27 vi caricheranno poi. Benissimo. Il resto, questo. Abbiamo insomma un'indicazione almeno. Un'indicazione l'avete avuta comunque, ed è questo che domanda. Bisogna fare, diciamo, per la prima ricarica, certo, che c'è. Dite. Sì. Un'altra domanda, siccome non avevo capito la settimana passata, mia moglie c'ha l'invalidità e c'ha la leucemia, io penso che non la chiameranno al lavoro. Non l'ha? Non l'ha? Non la chiameranno al lavoro. Per i percorsi... No, sono esentate, come le donne in gravidanza e altre tipologie sono esentate. E naturalmente anche per questa situazione... Nell'eventualità ci sia la possibilità di andare a lavorare, perché ricordiamolo, anche in presenza di queste patologie, la signora è utilmente collocabile al lavoro. Quindi speriamo che si risolva bene, diciamo, questa patologia. Nel frattempo è esentata dalla messa a disposizione, non dall'offerta di lavoro, che sia congrua per la situazione. Certo, quindi questa, la congruità... C'è sempre, diciamo, questa, quindi diciamo... Certo, chiaramente... C'è una tutela, naturalmente, tutela, per certo, la situazione che ha, quindi non c'è nessun problema. Va bene? Ok, grazie, Gendrisso. Grazie a lei. Poi, tra l'altro, ancora questi navigator devono prendere... No, se devono essere sì, formati... Sì, i navigator fine giugno dovrebbero prendere servizio... Dovrebbero prendere servizio e dovrebbero coadiuvare gli impiegati dell'ufficio del lavoro, quindi nell'amministrazione, e praticamente essere di aiuto e stimolo alla ricerca di lavoro di coloro che hanno avuto accesso al reddito di cittadinanza, tenendo presente che tutti gli impiegati degli uffici del lavoro del territorio nazionale naturalmente non dimenticano coloro che non hanno beneficiato del reddito di cittadinanza perché non l'hanno fatto, insomma, per mille motivi. Tutti coloro che sono iscritti nelle liste di collocamento sono ugualmente tutelati dall'ufficio del lavoro. Certo. Quindi non è che in Italia eventualmente si darà lavoro soltanto a chi ha reddito di cittadinanza, assolutamente no. Tutti gli altri disoccupati hanno lo stesso diritto. Le stesse chance. Ecco, questo ricordiamolo, perché altrimenti... Certo, si crea poi questa frattura. Guerra, no? Fra disoccupati, certo. Che assolutamente no. Vengono trattati allo stesso modo, giustamente. Salutiamo chi è in linea, pronto? Salve, buonasera. Salve, da dove chiami? Io sto chiamando da Cosenza. Benvenuto, prego. Io vorrei fare una domanda all'avvocato Rovighieri. Sì.
Può fare la domanda? Sull'app social. Come? App social. L'app social, anche lei, sì. Avvocato, buonasera. Dunque, io ho fatto domanda a febbraio dell'app social. Quello che mi risulta è che è stata, diciamo, accettata, però ancora passerà il tempo che ci vuole. Però io ho un problema con l'Agenzia delle Entrate, cioè devo pagare delle bollette che non ho pagato perché sono stato disoccupato a 10 anni. E dunque adesso come funziona? Delle fatture, cioè delle avete, bollette? Non ho saranno capito. Delle cartelle? Sì. E quindi che hanno queste cartelle? Ha questo come? Debito con l'Agenzia delle sì. Entrate, ok. Deve pagare queste, diciamo, deve pagare sì. questo debito, sì. Ma bisogna, allora, l'avere avuto accesso all'ape social sì. non dà nessun diritto sul non pagamento dei debiti verso l'erario. Mi sì. dispiace. Però bisogna capire. Però che cosa succede? Bisogna andare a vedere, ovviamente siete in ape social per cui il reddito sarà molto basso, bisogna andare a vedere la natura di questa, diciamo, questa tassazione, questi tributi che sono inseriti, se sono prescritti o meno. Mi dispiace perché verranno riaperti a breve i termini, ma voi avendo accesso all'ape social vuol dire che avete un ISE molto basso. E con l'ISE molto basso avreste avuto accesso al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e avendo avuto accesso al saldo e stralcio avreste pagato la soglia minima che è il 6% in 5 anni, per cui c'erano tutte queste possibilità. Fermo restando ciò, io vi consiglio queste cartelle che vi sono arrivate di farle vedere, sì. ditemi. Sì. Stava ascoltando. Di farle vedere o a un'associazione sì. di consumatori, di farle sì. vedere o a un CAF che se ne occupano, perché comunque un'indicazione ve la sanno dare, per andare a vedere intanto sì. se si tratta di qualcosa che è prescritto e naturalmente di avere accesso a una rateizzazione molto 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 lunga che esiste anche sì. quando non ci sono la rottamazione, quindi adesso è scaduta la rottamazione ter con il saldo e stralcio, sì. siamo in attesa della riapertura dei termini. Indipendentemente sì. da queste misure, vi sono sempre le forme di rateizzazione molto lunghe per coloro sì. che dimostrino di avere difficoltà economica con l'ISE. Quindi diciamo sì. non che voi siete in ape social non vi cancella il debito con l'erario, eh. Quindi questo vi volevo dire. Però ci sono una serie di agevolazioni. Cioè potete... non ho nessuna... Non è che me la bloccano, come funziona? O non la bloccano? Come? Non abbiamo capito. Non è che? Cioè se il mensile lo bloccano o non lo bloccano? Non ho capito. Ha paura che le blocchino l'ape social per questo? Ho capito bene? Sì. No, questo assolutamente no. Questo assolutamente perché no. mi hanno detto che la cifra sarà intorno ai 1.000-1.100 euro. Sarà là? La cifra che prenderò sarà intorno ai 1.000-1.100 euro. Di ape social? Sì. Ma... bisogna vedere. Vi auguro che sia così. Comunque, per i debiti pregressi, intanto veda se queste cartelle sono prescritte, magari se questo debito, certo. se c'è qualche debito sì, che magari... Sì, adesso lo farò perché adesso, diciamo, ho la possibilità e mi metterò... Vediamo. Tenete presente... Però la paura mia era che mi bloccava... Allora, diciamo... però, quando arriva qualcosa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, uno che cosa deve fare? O non può metterla nel cassetto... e avere paura che arrivi qualche pignoramento a casa o sulla pensione o sullo stipendio, deve sì. adottare una di queste formule, cioè ha bisogno di una lunghissima rateizzazione, perché Agenzia delle Riscossione per tutti i debiti sotto i 50.000 euro minimo sono 72 rate, per cui non un giorno, 72 rate,
quindi sono, quindi sono molti anni, minimo a semplice domanda. Quindi, indipendentemente che ci sono delle misure, se riapriranno i termini per la rottamazione o il saldo e stralcio, uno con la scelta di una di queste misure intanto blocca l'esecuzione. Se poi quello che c'è dentro le cartelle è prescritto, non è dovuto, allora lì si impugna davanti al giudice competente e quindi si chiede la sospensione delle... Ma comunque l'Agenzia delle Entrate in presenza di ricorso non procede ad alcuna esecuzione. Però ecco, non bisogna semplicemente mettere nel cassetto la cartella che arriva. Ho capito, ho capito. Avvocato, perché sennò qualche regalo poi arriva veramente. Ditemi. Dov'è che mi devo recare per aggiustare queste, per farlo rateizzare tutta questa... Non riusciamo a capire. Beh, chiedo intanto ai nostri colleghi in regia di alzare un po' l'audio in studio, forse abbiamo un po' di problemi qua in studio. Diceva, allora, parlava della... Dove mi devo recare per fare rateizzare queste cartelle? Dove deve andare per fare la rateizzazione? Sì. Al CAF, credo, sì. Insomma, sia... A un CAF... A un patronato. Un fa pure. Cioè, sì, certo, là certo. Vi fanno l'assistenza, il CAF è l'assistenza fiscale, non è mica una cosa l'UFO. Sì, sì, sì. Cioè fa assistenza, fa queste cose qua il CAF. Il patronato fa materia previdenziale. Il CAF è l'assistenza fiscale, che naturalmente... Ho capito. Può fare no, perché, diciamo, io poi potete recarvi direttamente non faccio niente. Potete recarvi direttamente agli sportelli di Equitalia, Agenzia delle Entrate, naturalmente, a qualunque sportello, e anche lì ve lo fanno a vista, vi fanno la rateizzazione. Però magari si faccia controllare, però magari controllatevi magari l'entità, perché se ci sono dei tributi che sono talmente vecchi e prescritti che non dovete pagare, poi vi indicheranno, hanno ogni CAF o patronato c'ha il proprio ufficio legale che vi può aiutare. Meglio far vedere queste cartelle e poi procedere. No, io avevo chiamato perché ripeto, avevo paura che bloccavano. No, la PESocial non la bloccano. Non la bloccano assolutamente, però scindete i due problemi. Risolvetevi il problema. Sì, questo sì, perché adesso lo posso fare, non mi metterò a posto, ma prima... E non c'è proprio nemmeno una lira. Quindi non aveva proprio i soldi per pagare. Non puoi neanche. Certo, capiamo bene. Allora, faccia in questo modo, va bene? La ringrazio, gentilissimi. Grazie anche a lei. Siamo quasi in chiusura, avvocato, insomma, concludiamo quella risposta, sì, meglio sulla... Per quanto riguarda le liste d'attesa, soprattutto per quanto ne abbiamo parlato prima, per quanto riguarda la specialistica, quindi la diagnostica, che ci sono, per alcune patologie le liste sono assolutamente liberticide, cioè praticamente non sono sopportabili. Con riserva di parlarne magari poi meglio, sì, affrontare il problema, chiunque ha bisogno, perché vi è necessità da prescrizione, di un esame diagnostico, che sono quelli salvavite, perché è mirato e le liste d'attesa sono molto lunghe, può rivolgersi con provvedimento d'urgenza davanti al giudice lavoro e previdenza della propria città. Certo. Ed emette nel giro di qualche giorno l'ordine alla struttura sanitaria pubblica di effettuare quell'esame diagnostico. Lo ha detto la Cassazione, si è espressa in modo granitico, per cui ancora una volta c'è la tutela giudiziaria dove non arriva quella amministrativa. Che sono tutte cose che poi dovranno trovare risposta. Certo, su questo ci fermiamo, però torniamo la prossima settimana e magari inizieremo proprio da qui, perché purtroppo questo delle liste d'attesa è un problema che interessa tantissimi cittadini. I cittadini di serie B non hanno accesso alle cure, punto. Prossima settimana ne parleremo magari in maniera più ampia. Intanto io la ringrazio, la saluto per i preziosi consigli e grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.